Allora andiamo a vedere col calcolo integrale cosa si riesce a trovare relativamente al volume all'ipervolume dell'ipersfera. E scopriremo che la formula tirata fuori da una generalizzazione un po' debole, perché è basata solo su due casi, del volume della ipersfera, che era questa qua, cioè guardando non le formule contenenti il raggio, ma le formule che sembravano non avere una logica, da pi che corre 2 a 4 terzi pi che corre 3, non c'è analogia. Guardando in funzione del diametro mi trovo un pi greco quarti e poi un pi greco sesti e immagino che sia un pi greco fratto 2 volte la dimensione per diametro a n, cioè la dimensione. Nel caso delle 4 dimensioni, qua abbiamo 2 per 4, 8, avremo un pi greco ottavi d alla quarta, e siccome d è 2r, alla quarta fa 16r alla quarta, questo 16 con l'8 sotto si semplifica e fa un 2 pi greco r alla quarta. Questo dovrebbe essere, secondo questa formula generica, l'ipervolume dell'ipersfera a 4 dimensioni. Se non che, appunto, mesi dopo, il sottoscritto scopre il calcolo integrale e scopre che, per esempio, l'area del cerchio si può trovare con un semplicissimo integrale, facendo che cosa? Io mi metto, mi calcolo la lunghezza di questo segmentino. Basandomi su cosa? Sul fatto che io questo punto P parto da questo punto T di inizio, arrivo fino a questo punto F di fine, immaginiamo il raggio unitario, comunque si può cominciare a pensare ad un R grande, il segmentino è il doppio di questo cateto qua, e io mi faccio l'integrale. Questa è la x, con una x che va da 1 fino a 0, la prendo 2 volte perché poi c'è anche la parte di là, e questo pezzetto di segmentino, questa striscia che è radice di r2 meno x2 in dx, mi porta al risultato. Per semplificare, nei calcoli metto r grande uguale a 1, per cui le formule sono veramente semplici, viene fuori se non sbaglio, un arc sen, viene fuori la formula pi greco r2. Cosa succede nella sfera? Nella sfera è un caso analogo con una dimensione in più. Quindi io nella sfera prendo, invece che il segmento, prendo un sottilissimo cilindro spesso dx che a tutti gli effetti ha una base che è un cerchio, il cui raggio r, di nuovo r qui, è uguale a r2 meno x2, giusto? E questo di nuovo l'ho fatto, questo è r, questo è x. Qui lo faccio prendendo di nuovo 2 volte un integrale tra la x massima che è r grande, prima avevo messo 1, in realtà dovrei dovuto mettere r grande, fino a 0, e questa volta questa fetta infinitesima non è solo una lunghezza, ma è pi greco r2, pi greco R2, nel senso che l'area del cerchio moltiplicato il dx di spessore, ma R2 è questa roba qua, quindi ho una formula che è ancora più semplice della precedente, nel senso che questa è una radice, però mettendo questo al quadrato il pi greco va fuori, mettendo questo al quadrato ho la semplificazione, mi trovo R2 meno x2 senza più la radice. Questo è un integrale di un binomio, separo i due termini, l'R2 e
pi greco, l'R2 è una costante, quindi abbiamo l'R2x, meno, questo qui è un x al cubo fratto 3, il tutto va fatto da R a 0. E questo, 2 pi greco, si può anche per comodità mettere il denominatore comune, qui c'è un 3R2 meno x2, raccolgo una x e questo di nuovo da fare da R grande a 0. Dopodiché il terzo va fuori, 2 terzi pi greco, dunque il finale, lo 0, va tutto a 0 perché c'è la x moltiplicativa, c'è solo da calcolare quello in R, che è 3R2 rimane tale quale, meno R al quadrato, chiuso, e poi c'è un R che è questa x qua, ok? 3R2 meno R2 ne fa 2, quindi qua c'è un 2 terzi pi greco e qui c'è un 2R2 che moltiplica un R. R2 ed R fa R al cubo, il 2 con quest'altro 2 fa 4 terzi pi greco R3. Quindi vedete che con gli integralini, oh che bello questo sistema qua, si fa, si calcolano le formule prima del cerchio e poi della sfera. Cosa succede nell'ipersfera? Io non posso più fare il disegno nell'ipersfera, no? Non posso più fare il disegno, però posso immaginare che il ragionamento è sempre quello. Io devo avere nelle quattro dimensioni, devo avere due volte, chiaramente, perché faccio da x uguale ad r fino a 0 il calcolo integrale e l'altra metà si raddoppia, no? Quindi di nuovo un integrale da r come valore di partenza, quando c'è il pennarello di scorta, sì. Perché qua non ce la facciamo più. Allora da R nel massimo fino a quando arrivo lì che è 0, che cosa devo fare? Allora, nella dimensione precedente, nelle tre dimensioni della sfera, io prendevo un cerchio che è l'equivalente della sfera però in due dimensioni. Un cerchio è lo con un raggio che il raggio è sempre quel famoso Pitagora R grande meno x quadro, no? Con un raggio che è questo. Qui facevo la superficie del cerchio moltiplicata da delta x come cosa da integrare. Qui è il volume della sfera, quindi io prendo il 4 terzi pi greco R, che sarebbe questo R2 meno x2, al cubo per dx, e questo integralino, premesso che poi io i conti li feci con un r grande uguale a 1 che erano più facili, portando via il 4 terzi pi greco fuori che è una costante, risolvendo questo integralino che non era impossibile, scoprì un valore completamente diverso da quello famoso previsto con quell'analogia, e il valore era intanto tirava fuori il pi greco al quadrato, pi greco al quadrato fratto 2 come coefficiente moltiplicato l'r alla quarta, quindi una cosa che non c'entrava niente con la formula trovata con questa precedente analogia, che evidentemente era sbagliata, giusto? Dopodiché, abbiamo ancora due minuti e ve l'accenno, successe che io mi andai a calcolare con questo trucchetto di prendere il volume del cerchio, della sfera o dell'ipersfera precedente e facendone l'integrale raddoppiato e via discorrendo, mi andai a calcolare prima la sfera di 5 dimensioni, poi quella di 6, arrivai fino alla 11 se non sbaglio, una cosa pazzesca. Arrivai fino alla 11 per scoprire una cosa curiosa, tra l'altro.
scoprii che nell'andare avanti nelle dimensioni della sfera, quindi questo è n, e chiamiamo k la costante a cui bisogna moltiplicare l'ennesima potenza di r, no? Per esempio, se siamo, adesso il caso una dimensione è un po' particolare, ma andiamo su quelli ragionevoli che conosciamo, nel caso di due dimensioni, il cerchio, tu moltiplichi l'r al quadrato per pi greco, quindi tu hai un fattore, diciamo così, di moltiplicazione della potenza di r che vale 3,14, quindi sei qua. Teniamo presente che, perché faccio questo ragionamento? Perché nel caso del cubo quadrato ipercubo non c'è fattore di proporzionalità da aggiungere, è sempre solo la potenza del lato. Quindi il quadrato faccio l al quadrato, il cubo faccio l al cubo, l'ipercubo faccio l alla quarta e così via. Non c'è un fattore davanti, è una formula molto più semplice. Qui c'è un fattore, che nel caso delle due dimensioni, il cerchio è pi greco, quindi 3,14, nel caso della sfera l'r al cubo va moltiplicato per 4 terzi pi greco, e 4 terzi pi greco e 3 si somigliano abbastanza, sono un 10%, un 5% in più pi greco, quindi è come fosse 1,05 moltiplicato per 4 fa 4,1, quindi c'è un fattore tipo 4 quando sei sulle tre dimensioni. Ecco, io scoprii in tutti questi conti fatti con gli integrali che furono giusti, adesso ho scoperto un'errinca di 45 anni fa, arrivato alla sfera di 9, per calcolare la sfera di 9 dimensioni, commisi un errorino stupidissimo, un meno posto di un più. C'era da fare questo famoso fattore, per intenderci, che nel mio caso semplificato era un 1 meno x quadro, no? In realtà è una radice. Ora la radice la eleghi alle varie potenze. Quando fai la sfera di 9 dimensioni, devi prendere la sfera di 8 dimensioni, dove c'è questa cosa, questa radice da fare alla 8. La radice da fare alla 8 è come il contenuto della radice da fare alla 4. Quindi io mi calcolai questo banalissimo questa banalissima potenza di binomio. E la risolsi così, mi presi il quadrato di 1 meno x quadro che fa 1 meno 2x più x al quadrato da fare a sua volta al quadrato. Quando feci sto quadrato sbagliai questo segno al momento di fare la somma dei quadrati di tutti i termini. Sapete che il quadrato di un trinomio si fa il quadrato del primo più il quadrato del secondo che è 4x2, più il quadrato del terzo che è la quarta, poi più tutti i possibili doppi prodotti, qui sarebbe stato un meno 4x più puntini. Ecco, nel fare questo quadrato misi meno invece di più, quindi la sfera 9, 10, 11 dimensioni erano i calcoli sbagliati, anche se l'errore non faceva andare molto fuori i valori da quelli reali, però errinca di 45 anni fa. Chiuso sto discorso, comunque mi accorsi che in un grafico in cui vado a vedere i coefficienti che devo mettere davanti alla potenza di R per ottenere l'ipervolume di un'ipersfera n-dimensionale, salgono sempre di meno e alla fine scendono. E su Wiki c'è spiegato che all'infinito, per n tendente all'infinito di dimensioni, sia il volume, che il tutto, cioè che è un ipervolume, e sia la superficie o ipersuperficie, che è la buccia, tendono a zero. Buffissima sta curva, venuta fuori da questi conti fatti uno per volta, un integrale dopo l'altro, con lo sbaglio alla nona dimensione. Nel video successivo vi faccio vedere invece la formula che c'è su Wiki per calcolare, la formula generale con cui calcolare l'ipervolume di una ipersfera ad n dimensioni.